Vai. Il nostro amico Francesco ci aiuterà a spiegare il piccione polacco e le modalità orgasmiche del piccione polacco. Spiegaci come secondo te funziona. Sono il dottor Musto, sono qui. Ci sei? Nome e cognome? Dottor Musto. Dottor Musto. Dottor Musto del Beta. Ma garanzia. Stavamo spiegando che la forma del piccione è così. Così. Aspetta, è forma triangolare. Ecco perché quando le donne sono in posizione verticale sopra l'uomo non godono abbastanza, perché non c'è questa, vedi? Non c'è questa emissione potente del cazzo. Mentre quando sono sotto, spot pubblicitario, soffca, soffca, quando ci sono sotto noi riusciamo a spingere forte, a e che scamano, capito? La voce scamana vuol dire ok, Ibrahim. Saluti pubblico. Salutiamo il pubblico di Padania. Salutiamo le polacche, che speriamo. Non diciamo niente. Che Dio ce la mandi buona. Che Dio ce la mandi buona. Non diciamo più niente, perché da quando non la siamo chiamata, la siamo chiamata. Incontriamo il regista. Vediamo il regista che poi fa finta. Hai visto il regista? Il regista è quello che sa che non vuole andare sotto, vuole sempre sopra. Con la sua femmina, la sua femmina, ce l'ha così aperta. Il regista che è ancora in attesa di sapere se sarà papà o meno. Perché non si sa se sarà papà. Ma il regista dov'è? Il regista là? No, no, il regista è Gabriele Cascio. Gabriele Cascio. Oh, wow! Aci Castello, Aci Castello. Via, via, coccola e la ninja. Non ho che dire, però c'è la femmina sua, se la così aperta il piccione. Come sta sopra? Non riesce a scavare. Aviremo Ania. Aviremo Ania. Aviremo Ania. Tu spingi, sono quello aspettando. Sì, sì. Tony! No, Tony, ok! Tony, non energetica! Tony, parola energetica! Kamehameha! Kamehameha! Make Kamehameha! I can! I can! I don't have any vodka!